E allora buonasera a tutti, sono Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000. Intanto vorrei ringraziare l'associazione Contrariamente, Giusi San Filippo, questi ragazzi che ci permettono e ci aiutano, anzi sono protagonisti dell'organizzazione di questo evento che ormai sì, sono da tanti anni. E Manfredi Germanà, il consigliere degli studenti della Scuola di Scienze Giuridiche ed Economiche Sociali. Quindi diamo subito la parola a te. Grazie, buonasera a tutti. Sono Giusi San Filippo, presidente dell'Associazione Contrariamente. Tengo a ringraziare di cuore l'Associazione Antimafia 2000, Our Voice, tutti i relatori e voi qui presenti per condividere questo momento davvero importante tutti insieme. Contrariamente da anni, da ben 15 anni, porta avanti i valori dell'antimafia. Infatti è un punto cardine, un punto fondamentale della nostra associazione, inserito proprio nello statuto. Noi, come ragazzi universitari, cerchiamo di portare avanti e di lottare contro, diciamo, la mafia. Per noi la mafia non è semplicemente uccidere un magistrato o un giudice, oppure ricordare solamente il 22 maggio, il 23 maggio, Falcone e Borsellino e tutte le vittime di mafia. Per noi combattere la mafia è farlo ogni giorno, è portare avanti ogni giorno tutti i valori che ci hanno sempre insegnato e che persone come ad esempio il signor Vincenzo Agostino continua a portare avanti. Io qualche giorno fa sono stata al Teatro Politeama a un evento sempre in memoria di tutte le vittime di mafia e mi ha colpito una frase che ha detto il dottor Agueci, cioè ha detto che la memoria non serve solamente per ricordare l'evento in questi giorni, ma la memoria di tutti questi eroi serve appunto da monito, serve da esempio. Quindi io oggi mi auguro che sia noi in primis studenti, che siamo il futuro di questo paese, ma anche voi possiamo portare l'esempio della lotta, di non fermarci mai davanti a tutti questi abusi di potere, a questi gesti anche stupidi di prepotenza, perché dobbiamo andare sempre avanti e lottare. Grazie. Grazie. Manfredi. Sì, caro Manfredi. Buon pomeriggio a tutti, sarò rapido, dirò due parole anch'io. A nome della Rete Universitaria Mediterranea, associazione di Ateneo di cui fa parte l'associazione Contrariamente, e soprattutto per il fatto che questo evento mi è sempre stato particolarmente a cuore. Oggi porto in particolare i saluti da parte della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, facendo anche le veci del Presidente Mazzola, che porta i suoi saluti e ringrazia tutti i nostri ospiti e i relatori per essere anche oggi, anche quest'anno, ospiti di questa facoltà. Facoltà che ha una storia, ricordiamolo, che ha ospitato non solo gli uomini illustri che ricordiamo in questi eventi, ma che ha ospitato la formazione di tanti studenti che oggi, giovani, meno giovani, nelle varie professioni ecco, in cui operano, dimostrano di ricordare quali sono i valori che gli ha lasciato questa facoltà e lo studio in giurisprudenza. Che questi eventi siano e rimangano un monito per tutti questi studenti, che ricordino nel corso della propria carriera, nel corso della propria crescita, da dove vengono, e le storie che hanno condiviso con tanti altri studenti e con tanti altri uomini che nel tempo li hanno preceduti. Rinnovo quindi il ringraziamento per la vostra presenza e ringrazio di nuovo questa facoltà che ci accoglie ogni anno e spero ancora per tanti anni. Grazie e vi auguro un buon seminario. Allora, vorrei
ringraziare le autorità presenti, le forze di polizia, carabinieri e il questore di Palermo Renato Cortese, che è qui presente, lo ringraziamo. Il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, grazie della presenza, e alcuni cari amici, mi permetto di dire fratelli, di parenti di vittime della mafia. Bene, cari amici, oggi noi faremo un convegno diverso. Noi da quasi 20 anni abbiamo creato un giornale. Pensate allora, giovani giornalisti, pensavamo utopisticamente attraverso il nostro giornale di trovare i mandanti esterni delle stragi. Pensate che follia abbiamo avuto nel 2000, quando appunto noi creiamo il giornale Antimafia 2000. Ebbene, quell'utopia è rimasta tale. In questi 20 anni noi ci siamo preoccupati attraverso il nostro giornale e attraverso convegni di questo tipo di parlare di cose che possono veramente ricordare la memoria dei nostri eroi, e quindi magistrati, giornalisti, poliziotti, cittadini inermi che hanno sacrificato la loro vita. E noi pensiamo che determinate stragi, la mafia, prima pensavamo che insieme alla mafia c'entravano anche altri concorrenti, chiamiamoli così, esterni. Poi man mano che è passato il tempo, che abbiamo seguito processi, indagini, sentenze in questi ultimi 20 anni, noi pensiamo oggi che la mafia c'entrava anche nelle stragi. E le stragi, invece, oggi il titolo provocatorio, sono stati delle stragi di Stato. Oggi abbiamo pensato in redazione di dedicare questo convegno, ovviamente ricordando Falcone, all'informazione. Abbiamo cercato alcuni amici, colleghi, che per noi sono anche maestri, che lavorano in RAI o in giornali importanti e che con le loro inchieste hanno, con la schiena dritta, non hanno guardato in faccia a nessuno, e quando c'era da parlare non solo di mafia, ma anche di collegamenti, di alleanze che la mafia ha avuto in questi ultimi 200 anni circa con il potere, lo hanno fatto. Quindi io ringrazio i relatori qui presenti. C'è anche una persona che noi siamo felici che sia qui ancora, il giudice Palermo. Io lo chiamo così, il giudice Palermo, anche se oggi è avvocato. Il giudice Palermo, che poi è diventato parlamentare, oggi avvocato, ma per me il giudice Palermo, e nel sottotitolo qualcuno mi ha criticato, ma ci metti sopravvissuto? Sì, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo, e secondo me, io che sono credente, diciamo così, il destino della vita lo ha lasciato qua, perché probabilmente lui è uno di quelli che deve dare il contributo alla verità, e credo che lo sta dando, dopo lo ascolteremo. Ma intanto, prima di entrare nel vivo, poi lascerò la parola al mio collega Aaron Pettinari per moderare l'evento, vorrei dare spazio ai giovani artisti che hanno creato un movimento, e pensate, anche questa è un'utopia, l'arte che denuncia la mafia o che uccide la mafia, ed è veramente una creazione molto molto sui generis, quasi naif tra virgolette, e voglio che voi guardate, ascoltate questi ragazzi, in particolare una, Sonia, che oggi del gruppo Our Voice, un gruppo internazionale, sono reduci di una grande presentazione che hanno fatto a Buenos Aires al teatro La ESMA. La ESMA è l'associazione, la caserma dove per tanti anni la dittatura militare argentina ha torturato migliaia, uccidendoli migliaia e migliaia di persone cosiddette desaparecidos. Loro hanno fatto lì una rappresentazione ricordando queste atrocità, e oggi qui a Palermo non so che cosa ci presenteranno. Sonia, Bongiovanni, prego. Thank you.
Ciao Giovanni, sai, oggi guardando tra i miei vecchi libri ho trovato la tua foto. Te l'ho scattata mentre eravamo al mare, ricordi? Tu guidavi la barca a vela, eri con Francesca e con la scorta che non si allontanava da voi. Pochi secondi dopo saresti scivolato nell'acqua. Quella giornata all'Asinara è stata indimenticabile. Ti ho sognato ieri sera, e eri nel tuo ufficio, in tribunale, e scherzavi ancora con Paolo per la storia delle anatre di porcellana. Ero con te anche quando ho visto Francesca per la prima volta nei corridoi del Palazzo di Giustizia. Ricordi quella sera dell'87? Abbiamo cenato e a mezzanotte vi siete sposati senza dirlo a nessuno, come due ladri. Eri così innamorato, innamorato di lei e della vita. E avete deciso di andare avanti insieme fino in fondo, fino alla fine. Quel 23 maggio era luce. Il tuo sorriso ancora illuminava il mio cielo. Finalmente tornavi a casa e il tuo sguardo era rivolto alla Sicilia, al mare, il sole, gli agrumi. Hai voluto guidare tu, non so per quale motivo, e ti sei girato, hai tolto la chiave dalla macchina mentre parlavi con Giuseppe, il contachilometro è impazzito, la macchina era in corsa e anche il tempo è iniziato a correre, a correre, a correre. No! Tutto si ferma. Ora il mio cielo è grigio. Le mie case nere. E i miei sogni vuoti. Ora io sono qui e tu non ci sei. Non ci sei. Però tranquillo, perché le cose vanno abbastanza bene qui, sì. Resisto, ce la faccio. Un po' a stento, ma ci riesco ancora. Cosa? No? No, ti ho detto che sto bene, sono felice, sono fiera di me, ormai so tutta la verità, sono libera, sì, sono libera, ma che domande fai, scusa, non mi credi? Basta, non insistere, ti ho detto che sto bene, va bene, non è vero, ti ho ucciso io! Ti ho ucciso io, Giovanni. Ti ho ucciso io. Ti ho ucciso mentre quel giorno accendevo la televisione e cambiavo canale. Ti ho ucciso mentre ti insultavo quando eri in vita e poi piangevo al tuo funerale. Ti ho ucciso nelle pareti delle mie istituzioni e in quelle del tuo tribunale, nelle carte nascoste, nelle regole infrante. Ti ho ucciso nel patto che ho vinto con il tuo sangue. E sono venuta qui per dirtelo. Sono malata e sto per andarmene. E non ho la forza di guarire, Giovanni, perché scelgo ancora di stare in silenzio e di non sapere la verità. E così io facendo, continuo ad ucciderti ogni giorno, Giovanni, e uccidendo te, uccido anche me. Perché se c'è ancora una parte di me che mi permette di vivere, quella parte sei tu. Forse un giorno sarò libera e lì ti vedrò di nuovo, Giovanni, e rivedrò il tuo sorriso e il mio cielo tornerà a brillare. Perdonami. A presto, Giovanni. Tua Italia. Grazie. Our voice. Grazie. E allora, prima di dare la parola al mio collega che apre il dibattito, devo dare un messaggio
Perché di questo si tratta. Non è un articolo, non è un pezzo, anche se lo consideriamo tale perché Saverio Lodato, un grande combattente dell'antimafia, che ci onora di essere anche editorialista della nostra rivista, mi ha mandato questo. Io lo voglio condividere con voi e con tutti i lettori, perché in questo momento nella edizione pomeridiana di Antimafia 2000 è in prima pagina. Vi leggo alcuni stralci. Il 23 maggio di Giovanni Falcone in un paese sporco. Speriamo che questo 23 maggio voli via presto, in fretta e furia. Speriamo che Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonino Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, nel loro riposo eterno, siano disturbati il meno possibile. Speriamo che venga giù tempestivamente il sipario della commemorazione e della celebrazione della parata della fanfara. Questi morti, dopo 27 anni, sono stanchi. Ci hanno dato tutto quello che potevano dare. Eravamo noi che dovevamo raccogliere la loro eredità, il loro testimonio, il loro esempio. Invece non sappiamo fare altro che torturarne la memoria. E loro oggi sono stanchi. Sono stanchi di retorica, stanchi di ipocrisia, stanchi di veleni, stanchi di omertà, stanchi di aver assistito a troppe carriere in nome di uno straccio ormai gualcito e imbrattato chiamato antimafia. Da vivi questi morti ebbero spalle larghe, larghissime, e nessuno lo chiese loro. Sfidarono il pericolo, il calcolo delle probabilità, i venti impetuosi delle calunnie. Strinsero i denti, ingaggiarono un'audace lotta contro il tempo. Ma chi glielo fece fare? Al giudice, al poliziotto, al carabiniere, al sacerdote? Scoprirono a fianco loro in chi avrebbe dovuto sostenerli invidie, gelosie di mestiere, doppiezze, tradimenti. E dei Giuda in magistratura, non dimentichiamolo mai, parlò Paolo Borsellino a pochi giorni dalla strage di Capaci, riferendosi ai traditori di Falcone, e anche lui, 57 giorni dopo, conobbe i suoi Giuda. Viviamo in un paese sporco, che i cittadini troppo deboli in questo vorrebbero più pulito, perché è dall'alto che viene sbarrata la strada all'accertamento dei fatti, allo smascheramento dei colpevoli, dei registi che tirarono fila, mossero pedine per poi avvelenare i pozzi, inquinando l'anelito di verità che indegnamente dopo 27 anni viene ancora soffocato. Ecco perché speriamo che questo 23 maggio finisca in archivio. Abbiamo letto in questi giorni, abbiamo visto le prese di posizione di protagonisti dell'antimafia ufficiale, divisi fra il mi si nota di più, se vado o non vado. Intanto ci lasci dire una cosa una volta per tutte. Le vittime di mafia sono uguali. Hanno identico peso, si sacrificarono tutti allo stesso modo, per i medesimi ideali, uguale in loro il senso del dovere e dell'onore. Ne discende che non ci sono familiari delle vittime che sono più familiari degli altri. Che vogliamo dire? Che troviamo stucchevole a 30 anni da una mattanza, ma gli anni sono molti di più, che mise in ginocchio l'Italia, che si cerchi e si pretende verità e giustizia esclusivamente per il proprio morto, il proprio parente. Passi ancora per le fondazioni in nome di questo e di quello, e per i cospicui finanziamenti alle fondazioni, ai centri studi, alle associazioni in nome di questo e di quello.
Ma che cosa impedisce che si produca finalmente una richiesta collettiva di verità per tutti i morti? Oggi in aula bunker si fa vedere il ministro Salvini, hanno invitato e lui va. Maria Falcone pensa davvero di commemorare il suo Giovanni? Era necessaria la presenza di Salvini? E Claudio Fava, sino a qualche giorno fa, annunciava la sua partecipazione istituzionale, ma oggi preferisce ripensarci, stilando un personale elenco degli invitati. Ma Fava, ce lo lasci dire, si avventura in una polemica da sé fuggita. Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Ben detto, certo. Ma chiediamo per il 23 maggio, questo è il primo festino, secondo l'onorevole Fava? E poi ancora, vi cito solo la parte finale, vi invito a leggerlo tutto l'articolo, ma qui mi devo soffermare per dovere di verità. Lo ripetiamo, dice Saverio Lodato, le vittime sono innanzitutto patrimonio di tutti gli italiani. Se vogliamo che la lotta alla mafia non sia quello straccio gualcito e imbrattato cui facevamo riferimento prima, bisogna ricominciare da questa convinzione. Si è detto incerto fra l'andare e il non andare Roberto Scarpinato e il procuratore generale di Palermo in un apposito articolo. Ma non perché non gradisce, almeno questo è quello che abbiamo capito, la presenza di un invitato piuttosto che un altro. Il suo imbarazzo nasce dal fatto che 27 anni dopo lui non vuole più parlare soltanto della mafia che fu, ma anche di quello Stato che fu dietro la mafia, come documentato ormai da diverse sentenze. Grazie, procuratore Scarpinato, a nome di tutti noi. Scusate, il suo imbarazzo nasce dal fatto che 27 anni dopo lui non vuole più parlare soltanto della mafia, ma anche di quello Stato che fu dietro la mafia, come documentato ormai da sentenze diverse. E siccome di tutto si parlerà in questo 23 maggio, tranne che della trattativa Stato-mafia, si trova a disagio nella palude della retorica. Ecco uno Scarpinato che commemora gli anniversari per il giusto verso. Continuare a capire, continuare a scavare, continuare a mettere insieme quei pezzi di verità processuali già acquisiti, pretendendo che altri se ne aggiungano, esattamente quello che nel paese sporco, dove le istituzioni hanno vergognosamente isolato e lasciato solo il giudice Nino Di Matteo, si sta cercando di impedire. Parlassero finalmente anche di questo la signora Falcone, Fava, Impastato e tanti altri, e non solo loro. Se non vogliono restare prigionieri di quel festino di Santa Rosalia che va in scena ormai da decenni, 27 anni dopo, i morti sono stanchi. Ciao Saverio, grazie di cuore. La parola Aaron Pettinari. Grazie, buonasera a tutti. Ovviamente anch'io mi unisco al ringraziamento iniziale per tutti voi che siete qui presenti, le autorità, i familiari di vittime di mafia. Io ogni volta che vedo la barba lunga di Vincenzo mi rendo conto di quanta strada ancora dobbiamo fare nella ricerca di questa verità. Tu sei una testimonianza vivente, come testimonianza vivente sono tutti quanti i familiari. C'è anche Graziella Accetta, la mamma del piccolo Domino. Quando penso a Vincenzo non posso non pensare alla mamma Augusta che tu ci ha lasciato da poco tempo e che salutiamo da lassù che ci guarda. Ringrazio per essere presenti anche altri sopravvissuti. C'è qui con noi Antonino Vullo, sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio. Prima ho visto anche Giuseppe San Marco, il caposcorta del dottor Falcone.
A 27 anni di distanza ci troviamo ancora una volta a ragionare su quanto avvenuto quel 23 maggio così tragico, in cui morirono appunto, oltre a Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Ma spesso appunto ci si dimentica che ci furono anche 23 feriti, tra i quali gli agenti, anche loro sopravvissuti, Paolo Capuzzo, Angelo Corbo, Gaspare Cervello, l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. In tutti questi 27 anni ci rimbalza forte una domanda, ovvero chi ha voluto la morte di Giovanni Falcone, chi c'era dietro a quell'attentatuni, come lo definirono alcuni boss mafiosi, perché si preferì compiere quell'attentato in un gesto così eclatante a Capaci lungo l'autostrada anziché colpire Giovanni Falcone a Roma, dove era già pronto anche un comando che vedeva tra le sue file l'ultimo superlatitante della mafia cosiddetta corleonese, Matteo Messina Denaro. Chi ha manomesso quei supporti informatici del dottor Falcone all'interno dell'ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia? Certo non è stata una mano mafiosa che si è introdotta all'interno di quegli uffici. Il lungo elenco degli interrogativi si sviluppa davvero in un arco temporale molto largo, forse si dovrebbe arrivare addirittura a qualche anno precedente, penso al 1989, è stato letto l'articolo di Saverio Lodato raccoglie in un'intervista a Falcone proprio nei giorni dopo l'attentato alla Daura la frase, la parola dove, parlando dell'attentato alla Daura, diceva: dietro potevano esserci delle menti raffinatissime. A 27 anni di distanza diventa anche importante interrogarsi su quello che è il ruolo della nostra categoria, quella dell'informazione. Cosa si poteva fare, cosa si poteva fare e non si è fatto, cosa si è fatto, anzi, magari nella ricerca della verità, nel contributo alla ricerca della verità. In quell'anno, nel 1992, chiudeva un giornale, il giornale L'Ora di Palermo, che fino a quel momento era riuscito a raccontare la storia della mafia, la storia dell'antimafia, la storia dei fatti che c'erano stati fino a quel momento. Purtroppo appunto non riuscirà a raccontare quelle stragi, perché appunto chiude agli inizi del 1992. Oggi siamo di fronte a una nuova vigilia, rischia di chiudere i battenti Radio Radicale, una radio che ha rappresentato un pezzo di storia per il nostro paese, che al di là delle opinioni, a noi ci piace raccontare i fatti, e i fatti sono che Radio Radicale oggi detiene un archivio importantissimo che ci ha permesso in tutti questi anni di avere contezza, noi per primi, dei processi, dei convegni come quello di oggi. Radio Radicale oggi non è presente proprio in virtù di questi tagli, tra l'altro, e che diventa non solamente uno strumento di memoria, i giornali, abbiamo parlato ieri, abbiamo presentato, c'era la biblioteca di Palermo, lungo via Lincoln, è stata presentata una mostra sul giornale L'Ora, quindi il valore della memoria tramite il giornale, tramite l'informazione, tramite anche la radio. Per farvi un esempio, poi dopo negli organi di informazione si riesce anche a capire magari meglio il passato, ma anche il nostro presente. E spesso questi documenti diventano poi anche prove processuali. Per farvi un esempio di due aspetti, diventa per esempio una prova processuale proprio quelle dichiarazioni di Paolo Borsellino a Casa Professa tra i 57 giorni che separarono le due stragi. È una prova processuale il fatto che Paolo Borsellino comunque in quei 57 giorni dice, asserisce di essere un testimone della strage di Capaci, o meglio testimone della vita di Falcone, di avere delle informazioni che voleva dare all'autorità giudiziaria, ed è un dato di fatto che non verrà mai chiamato dai giudici in quei 57 giorni. Un'altra cosa che è accaduta, per esempio, diventa un atto giudiziario una conferenza stampa che è stata rinvenuta, è stata sentita durante il processo, per esempio, sulla trattativa Stato-mafia, che pochi ricordano. Conferenza stampa del 15 gennaio 1993,
L'allora comandante della regione siciliana, Giorgio Cancellieri, usò per la prima volta pubblicamente, molti pensano che la prova trattativa sia emersa nel 98 alle deposizioni di Mori e De Donno al processo di Firenze. In realtà la prima volta quella parola viene utilizzata il 15 gennaio 1993 dal generale Cancellieri, che in quella conferenza stampa, commentando la cattura del capo dei capi Totorrina, disse, vale la pena leggere le dichiarazioni perché così vi rendete conto a volte di come i fatti vengono riportati. La personalità di Totorrina è nota, fa parte direi della letteratura della mafia. A lui sono riconducibili tutta una serie di gravissimi e reiterati episodi di criminalità nell'isola, nell'intera nazione e anche fuori dal territorio dello Stato. Fenomeni che hanno aggredito nei gangli vitali la popolazione, il cittadino comune, qualsivoglia attività produttiva, con attacchi ripetuti contro le istituzioni statali. E questo in un piano anche, chiamiamolo in termini militari, strategico, addirittura potrebbe avere dell'inaudito e dell'assurdo di mettere in discussione l'autorità istituzionale, quasi a barattare, a istituire una trattativa per la liquidazione di un'intera epoca di assassini, di lutti, di stragi in tutti i settori della vita nazionale. Ascoltato in dibattimento nel febbraio 2017, Cancellieri ha testimoniato che in quell'occasione ebbe a farsi portavoce, quale ufficiale più alto in grado della regione Sicilia, di un comunicato che era stato in qualche maniera predisposto dagli altri ufficiali del ROS, ovvero Subranni e Mori. Comunque usando delle indicazioni che quest'ultimi avevano fornito poco prima dell'inizio della conferenza stampa. Le notizie dei giorni scorsi sul fatto che Radio Radicale, appunto, non verrà più rinnovata la convenzione, ovviamente non sono un bel segnale. Oggi comunque parliamo delle stragi, di cosa c'è dietro e del ruolo dell'informazione. Appunto, abbiamo qui degli ospiti autorevoli, il dottor Carlo Palermo, il giudice Carlo Palermo, che è stato già presentato prima, il direttore della serie siciliana della RAI, Salvatore Cusimano, il giornalista di RAI 3 e Report, Paolo Mondani. Avremo anche dei contributi video da parte del procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, e dell'autore e conduttore di Report, Segefrido Ranucci, e del giornalista scrittore Giulietto Chiesa. Non vi voglio certo tediare con le mie parole, i protagonisti sono sicuramente loro, per questo entrerei subito nel vivo partendo da facendo una domanda a Totò Cusimano. Semplicemente vorrei sapere questo: innanzitutto, di fatto sei uno di quei giornalisti che in quel giorno tra i primi o per primo ha raccontato cosa stava accadendo il 23 maggio. Cosa ricordi? Anche perché c'erano delle notizie che si rincorrevano in maniera veloce, arrivarono anche delle rivendicazioni strane, tu diedi atto di questo con quella sigla strana, ricordatevela, magari non vi dice niente ragazzi, Falange Armata, però una sigla che si è ripercorsa in tanti atti stragisti e non solo del corso della nostra storia. Perché secondo te, Totò, è stato ucciso Giovanni Falcone? Beh, intanto diciamo chiederlo a me, dopo che ci sono passati 27 anni e ci sono state indagini così approfondite di tanti magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, devo dire mi mette ovviamente in imbarazzo. Io, come tutti i giornalisti, l'unica cosa che posso fare, a parte testimoniare quello che ho visto, e anche quello di cercare di riflettere su quello che ho visto e quindi farmi delle domande e cercare connessioni. Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa: i giornalisti fanno connessioni che non hanno un valore giudiziario, quindi pretendere che la stampa, con le sue riflessioni legate ovviamente ai fatti, perché altrimenti facciamo letteratura, con le riflessioni legate ai fatti possa determinare una svolta in un'inchiesta è auspicabile, ma diciamo succede oggettivamente raramente. Eppure succede, qualche volta succede, ed è un bene che sia così. Io vi posso dire due o tre cose che riguardano quell'esperienza del 1992 e poi aggiungere qualcosina. La prima cosa che vorrei invitarvi a comprendere
perché vi aiuta a capire il tempo che abbiamo vissuto. Un tempo che è difficile lasciare immaginare, io ho ragazzi poco più che ventenni, lasciare immaginare a chi quella stagione non l'ha vissuta. Era stata una stagione di sospetti, di odio, di rancore, di violenze inaudite, diciamo una vera e propria guerra civile in cui è stata messa in discussione la democrazia in questo paese. Sembra esagerato, ma non lo è. E purtroppo il disagio del cronista sta nel fatto che non può riscrivere la storia per raccontare tutte le tappe di questa storia, perché raccontarle tutto non ci sono bastati 27 anni, quindi figuriamoci se poi al tavolo di un convegno si possa, come dire, convincere un ragazzo di 19 anni che c'è stata la guerra, che c'è stato un pezzo dello Stato che ha colluso con la mafia o lo ha diretto verso un obiettivo che ancora non è chiaro. Però per farvi comprendere la gravità di quella storia, che ovviamente diciamo non ha bisogno di molte parole perché i fatti, le stragi lo testimoniano la gravità, vi dico questo. Io ho fatto il cronista, appunto, diceva appunto anche Aaron, ho fatto il cronista giudiziario per decenni. In quell'occasione, nell'occasione delle stragi, io per circa un mese ho aperto i telegiornali nazionali cercando di raccontare il retroscena dalle indagini. Questo era il mio compito. Come l'ho fatto? Cercando attraverso le mie fonti di avere informazioni di prima mano. Ora, tanto è, diciamo, voi sapete che noi siamo tenuti al segreto istruttorio e io quel segreto istruttorio lo difenderò fino alla fine, diciamo, anche quando non sarò fra poco giornalista, nel senso che tornerò a occuparmi dei miei affetti, spero. Ci sono stati degli investigatori che hanno accettato ogni giorno di incontrarmi in un posto segreto per raccontarmi i passi che facevano le indagini. È una cosa che nella mia vita lunga di cronista non è mai successa. Io mi sono interrogato sul perché di queste cose, perché, diciamo, un cronista è sospettoso per natura. E poi, essendo nato nel 54, avendo vissuto il 68 da ragazzino, la mia generazione, non me ne voglia Cortese, che di cui sono amico, ma insomma nei confronti degli investigatori e della polizia qualche perplessità ce l'ho avuta, insomma, ce l'ho sempre avuta. E spero soprattutto che sia soltanto riferibile al passato e che alcune, come dire, tracimazioni di queste ultime settimane, diciamo, siano comunque da lasciar perdere, da annoverare a una storia che è finita e che speriamo non torni più. Ebbene, questo investigatore, mi ha raccontato tutta una serie di dettagli che poi nel corso del tempo ho visto che rispondevano al vero, poi sono state diventate ricostruzioni, eccetera, eccetera. Allora, perché un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, questo non lo saprete mai da me, si rivolgeva a me, si fidava di me e mi diceva queste cose? Perché era chiaro in lui la percezione che in gioco non era soltanto la cattura di quattro veddani, ma era in gioco la democrazia di questo paese. E lui temeva che questa verità in qualche modo poteva essere insabbiata. Questa è la sensazione netta che io ho sempre avuto. Questo ovviamente mi ha spinto continuamente a fare domande. Tutte queste domande che sono state messe in fila da Aaron, da Saverio, in maniera, devo dire, colta e raffinata, come sempre, da Roberto Scarpinato stamattina, da altri colleghi che diciamo, si ostinano a cercare di capirci qualcosa. Ebbene, tutte questo elenco di domande noi ce lo siamo posti e l'abbiamo riproposte in un contesto editoriale che era quello del TG1, cioè di un telegiornale che era il telegiornale della Democrazia Cristiana, in cui
ovviamente c'era un processo di controllo che era assoluto, ma allo stesso tempo, diciamo, all'interno dei giornali c'è sempre stata questa dinamica interna, un equilibrio di forze che ha consentito anche a informazioni disturbanti di passare. Poi magari l'avremmo pagata, in qualche modo l'abbiamo pagata alla fine di questo percorso, però questo è accaduto. Lunedì, credo che ci fosse, anzi sicuramente c'era anche Roberto Scarpinato e Renato Cortese, siamo stati alla manifestazione dell'ANM, ne parlavo poco fa con Paolo Mondani. A un certo punto Alfredo Morvillo dice una cosa che per me, cronista, diciamo, spero attento, di quegli anni, è nuova, o almeno non così nitida e così netta. Lui dice: Giovanni Falcone nel 1989, in quell'estate maledetta, non aveva mai fatto il bagno alla Daura. A un certo punto organizza una cena, perché c'era in quel momento Carla Del Ponte qui a Palermo perché delle indagini collegate, e decide, su richiesta probabilmente di Carla Del Ponte, di fare l'indomani mattina il suo primo bagno alla Daura. Primo bagno, se lui l'avesse fatto e non fosse stato scoperto il borsone pieno di esplosivo, ci avrebbe portato via Giovanni Falcone e Carla Del Ponte e forse Francesca Morvillo nel 1989. Questa cosa, diciamo, Alfredo l'ha detta, io prendo atto di un elemento che mi allarma, perché qualcuno l'ha spifferato questa intenzione di Falcone di fare il bagno. C'erano degli ospiti, c'erano anche diciamo esponenti delle forze dell'ordine che lo proteggevano, ma soprattutto mi chiedo io, alla luce di queste cose, che spizzichi di verità che vengono fuori, ma qualcuno ha indagato se c'erano microspie da qualche parte nella casa di Falcone, nelle macchine di Falcone? Ha indagato su tutto il gruppo di persone che stava, anche quelle che per certi versi in qualche caso potrebbero essere state più vicine a Giovanni Falcone? Sono tutte le domande che si susseguono, come quelle che tu poco fa appunto hai fatto. Ora, quelle menti raffinatissime, quando lui parla di menti raffinatissime, Saverio Lodato, che non è qui con noi e questa me la paga, ha detto che ha provato, e conoscendo Saverio ci credo, chissà quanto gli avrà rotto le scatole a Falcone perché gli dicesse qualcosa in più su queste menti raffinatissime, ma probabilmente Falcone non aveva nemmeno il modo di definire il perimetro di quelle menti raffinatissime. E lancia un allarme nella speranza di difendersi. Se ci fosse stato uno Stato pronto a sentire le sue parole e ad accoglierle per il senso terribile che queste parole avevano. Ora, io penso di aver parlato troppo e quindi Aaron, tu fammi un segno che io chiudo. Il processo trattativo a Stato Mafia, in qualche modo, intanto non mi ricordavo di queste battute di Cancelliere, francamente, diciamo, è un pugno allo stomaco. Diciamo, a quel punto forse bisogna ragionarci anche sopra, cercare di capire che cosa in quel contesto significava. Cioè, se fosse stato, come dire, in qualche modo il tentativo di avviare un doppio gioco da chi era coinvolto nella trattativa, o di difendersi e di precostituire le condizioni per difendersi, oppure in qualche modo quasi una denuncia di avere fatto un passo un po' troppo lungo, di stare per fare un passo troppo lungo. Questo non lo so, è troppo complicato da comprendere, non abbiamo elementi, io personalmente non ho elementi. Dicevo, la trattativa Stato-Mafia a noi ha dato la sensazione, parlavo proprio con Paolo poco fa, che ha individuato, poi ci saranno altri gradi, diciamo, l'appello e la Cassazione,
che penso sia attesissima da tutti, perché quello significherebbe forse uno squarcio per comprendere non solo se questa impostazione è fondata, ma anche se ci sono margini per andare avanti. Ma vi posso dire una cosa con una certa amarezza e chiudo? La maggior parte delle persone che sono state indagate e sono state condannate, anche condannate, in questo processo trattativa, sono vecchi. Diciamo, è drammatico dirlo. Molti di quelli che potrebbero essere stati gli interlocutori del livello nazionale e non solo, che questa manovra, questa operazione l'ha condotta e coordinata, o sono morti o sono ultraottantenni. Il paradosso è che forse sapremo la verità quando non ci sarà più nessuno da condannare. Ovviamente non vorrei essere frainteso, perché gli equivoci sono sempre, diciamo, in agguato nella nostra vita. Io credo che bisogna fare di tutto per trovarli e per dargli un nome, per consegnarli anche alla storia di questo paese, in cui alcuni, in parte marginale, anche il sottoscritto, sono stati considerati dei visionari. Ora, io non penso che siamo visionari. Penso che farsi domande e cercare risposte è l'unico spazio che abbiamo per dare un senso anche persino alle nostre esistenze, oltre a quelle professionali. Ma perché credo che bisogna indagare? Non solo per dare questi nomi e consegnarli alla storia, e se c'è qualcuno vivo anche alla patria galere, che non gli farebbe male, ma anche perché, lasciatemi dire, io, diciamo, da bambino ho fatto filosofia, potevo rischiare di fare il professore di filosofia, quindi ho fatto una tesi sull'utopia, quindi consentitemi questa fuga in avanti per chiudere. Perché io penso che quel substrato che si muove nei meandri dello Stato e che ha diretto l'operazione Capaci e tanto più l'operazione Via D'Amelio, quella che ricordava poco fa Aaron, in qualche modo lasciava trasparire tracce di fango attraverso appunto la falange armata, su cui peraltro sono stato stoppato dalla conduttrice mentre tentavo, diciamo, di argomentare, insomma, però evidentemente non c'era tempo, bisognava subito ridare la linea scommettiamo che per non disturbare il paese, come ha detto autorevolmente Fabrizio Frizzi, quindi, diciamo, non penso di star rivelando un segreto aziendale. Oppure quello che filtrava attraverso l'agenzia Repubblica, che non c'entra niente col giornale, ovviamente. Bene, quel substrato continua ad agire. Io temo e credo che continui ad agire nel nostro paese e nella nostra terra. Pronto, ripiega, non perché abbia ripensato la propria politica, perché politica fa, perché non è il momento per riuscire nuovamente a alla luce quando sarà necessario. Io penso di sbagliarmi. Dicevo poco fa a Paolo, io quando parlo con i miei figli, alla fine, scusate la butade, ma insomma mi piace pure fare battute, ai miei figli gli dico, sì, vabbè, ho capito, queste là stanno, così sono le cose, questa è la verità. Ma forse è tutta una percezione esasperata di un vecchio cronista di 40 anni che fa questo mestiere e forse ne ha viste troppe e tenta. E mi auguro che alla fine, ma so che non è vero, che questa sia una mia percezione distorta, perché altrimenti veramente non solo il mondo che abbiamo avuto, ma soprattutto anche quello che rischia di aspettarci è veramente da toglierci il fiato. Volevo
Volevo darvi una notizia, Salvatore. Saverio Lodato ha detto una chicca di recente. Mi chiamò Falcone quella notte. Cioè lo ha convocato, e quindi questo è molto simbolico, perché voleva dare evidentemente un messaggio chiaro non solo al governo ma anche all'opposizione, essendo Saverio un grande cronista dell'unità. Quindi in quella notte Giovanni Falcone voleva dare un messaggio a 360 gradi. Quando gli disse vieni qua che ti devo dire una cosa, questo io non lo sapevo, eppure sapevamo tutti delle menti raffinatissime, però Saverio Lodato rivela, ci mi chiamò Falcone, quindi e Falcone non era uno che parlava con i giornalisti così, aveva qualche cosa di importante da dire sulle menti, cioè che ascoltassero tutti, governo e opposizione, che si vede che quelle menti raffinatissime erano a 360 gradi. Questo era importante sottolinearlo. Prego, Aaron. Sì, adesso abbiamo il primo contributo video. Tra i magistrati che si sono occupati delle stragi di Capaci vi è l'oggi procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, che noi abbiamo raggiunto come Antimafia 2000 in una conferenza che c'è stata a Fabriano, organizzata da Micromega, e ci ha lasciato questo breve contributo per parlare non solo di stragi ma anche dei fenomeni di corruzione, diciamo, che in qualche maniera rappresentano l'altra faccia della medaglia della mafia. Se potete mandare in onda. Dottor Tescaroli, dopo 27 anni si torna a parlare di mandanti esterni. La DNA ha istituito un pool in cui non potrà indagare, ma può dare un impulso alle indagini. Che speranze ci sono per arrivare alla verità, visto che comunque anche la Procura di Firenze è impegnata su questo fronte e lei si è già occupato a Caltanissetta? Per l'accertamento della verità c'è sempre tempo. Naturalmente più ci si allontana rispetto a quando sono stati commessi i fatti, più è difficile individuare responsabilità penali, ove le stesse siano esistenti. Sicuramente l'iniziativa della Procura Nazionale Antimafia è apprezzabile. È apprezzabile lo sforzo dell'ufficio di stimolare le indagini, proprio perché quelle stragi del 92, 93 e inizio 94 hanno inciso profondamente sulla nostra democrazia, sono state delle stragi terroristico-eversive che hanno visto cambiare atteggiamento all'organizzazione Cosa Nostra, che è passata da anni nei quali le stragi di omicidi eccellenti erano attività selettive individuate per colpire questo o quel nemico, agli inizi degli anni 90 invece ha cambiato passo e ha portato avanti una strategia di contrasto complessivo nei confronti dello Stato per condizionare le scelte di politica legislativa del governo e del Parlamento, ed è stata un'attività che ha anche prodotto l'accelerazione della nomina del capo dello Stato. In tal modo ha sovvertito le regole dell'agire democratico, i principi basilari della nostra democrazia. E sempre in più inchieste si evidenzia come la mafia si sia infiltrata più dentro le istituzioni e quindi il rapporto tra mafia e politica si è fatto sempre più serrato? Il punto nodale da evidenziare al riguardo è che i rapporti che le organizzazioni mafiose riescono a tessere col mondo politico, le istituzioni, e l'imprenditoria, e il mondo imprenditoriale e con la borghesia e con gli aderenti anche con gli esponenti della Chiesa, sono quei rapporti che consentono di trasformare le strutture da mere concrete criminali in gruppi che
riescono a raggiungere risultati qualitativamente e quantitativamente maggiori rispetto a quelli di una tipica organizzazione criminale. Incidere in queste relazioni, spezzarle, significa fare passi in avanti significativi per debellare le strutture mafiose nel nostro paese, soprattutto quelle più pericolose. E le inchieste dimostrano come la mafia e la corruzione sono due facce della stessa medaglia. E i sistemi corruttivi vengono spesso utilizzati dalle organizzazioni criminali per, diciamo, acquisire e ottenere appalti e o soprattutto ottenere rapporti con la pubblica amministrazione. Che tipo di contrasto si può applicare su questo fenomeno? Le organizzazioni mafiose tradizionalmente hanno utilizzato la corruzione come strumento per accaparrare e incrementare le proprie ricchezze. E soprattutto negli ultimi anni le indagini dei processi celebrati hanno dimostrato che il meccanismo operativo si è implementato. Sono emerse anche nuove mafie che hanno privilegiato nei settori dell'economia e della pubblica amministrazione il ricorso alla corruzione. Per contrastare efficacemente questo fenomeno è sicuramente importante l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, ma non è sufficiente. È necessario che vi sia una consistente attività preventiva per cercare di aborigine e di minare i presupposti perché si vengano a generare queste intese. La moralizzazione dell'agire pubblico, dei partiti politici, dei cittadini è elemento fondamentale per contrastare efficacemente questo sviluppo del mondo criminale che inquina istituzioni ed economia. Con noi c'è il dottor Carlo Palermo, ex magistrato, oggi avvocato, che intanto soprattutto aveva iniziato a Trento già, ma anche poi dopo a Trapani aveva iniziato, ha investigato sul traffici di armi, di droga, che in qualche maniera coinvolgevano anche alti apparati di potere, chiamiamoli così. Palermo, abbiamo già detto prima, ricordato che è un sopravvissuto alla strage di Pizzolungo del 1985, dove un'autobomba, a causa di un'autobomba morirono purtroppo i gemellini piccoli Giuseppe e Salvatore Aster e la loro giovane mamma Barbara Rizzo, una strage, giusto ricordarli, una strage su cui ancora oggi non c'è una verità completa, siamo anche alla vigilia di un altro processo, anche lì che sta per iniziare, non sappiamo per esempio anche, tra l'altro, o poco si sa, dei mandanti esterni di quel delitto, si sa che è stata Cosa Nostra a colpire, ma i motivi magari che c'erano dietro per colpire, per voler colpire il giudice Palermo ancora oggi non li sappiamo, o meglio magari li intuiamo. Io le volevo chiedere questo, lei ha conosciuto Giovanni Falcone, ha scritto un libro, La Bestia, in cui raccoglie quella che è stata la sua ricerca anche della verità, in relazione, mettendo anche in fila varie stragi che ci sono state nel lungo della nostra storia, compresa quella appunto di Pizzolungo. E una cosa che emerge chiaramente è proprio questa, che Cosa Nostra nel compiere certi delitti è stata, chiamiamolo così, braccio armato di qualcun altro. E lo fa anche segnalando dei documenti, addirittura alcuni documenti cita anche la presenza in determinati luoghi, in determinato preciso momento storico come quello del 1989 di fronte proprio alla Daura, visto che stiamo parlando, cioè fate caso anche di questo, stiamo parlando di Giovanni Falcone, la strage di Capaci 1982, ma sembra quasi che tutto si ricolleghi a quel lontano 1989. E quindi fa riferimento anche a organizzazioni, la presenza di organizzazioni paramilitari, Stay Behind, come strutture come Gladio. Che tipo di rapporti ci sono tra questi tipi di potere? Che opinione si è fatto? Intanto vi saluto e vi ringrazio per questa opportunità che mi viene data di
vivere insieme questo giorno. Sappiate che quando ci accostiamo a queste commemorazioni è perché ci sono delle ricorrenze, perché normalmente non ci si pensa, ci pensano alcuni che in qualche modo ci si dedicano per determinati motivi particolari, però normalmente ci si ritrova a parlare di questi argomenti nelle commemorazioni, e qui siamo appunto per ricordare Giovanni Falcone. Ma non è così, l'impostazione è sbagliata. E io stesso vi posso assicurare che non sono qui per commemorare Giovanni Falcone. Non mi avete visto l'anno scorso, non mi avete visto 2 anni fa, credo che non mi avete quasi mai visto. Io forse sono venuto una volta nell'87, dopo l'attentato. Sono venuto una volta nel 93, 92, 93. Doveva essere prima, perché ancora non erano avvenute le stragi. Era per il movimento La Rete. No, io non sono venuto per commemorazioni, perché a me sconvolgono. Io sono venuto e sono come riapparso in questi ultimi mesi, perché ho scritto il libro. No, diciamo a monte che cosa è accaduto. Ho scoperto determinate cose che non ho capito prima per una vita intera. Voi dite così che sono 20 anni che svolgete questa attività di ricerca con il giornale. Io su questi problemi ho sbattuto la testa dal 1980. E allora c'eravamo tutti, e parlo di quelli più vicini, Ciaccio Montalto, Rocco Chinnici, Falcone, Mussolini. Parlo di questi, c'eravamo tutti. Ecco, quindi quando noi facciamo commemorazioni, ricordiamoci che non parliamo di singoli magistrati. Noi dobbiamo ricordare ciò che ha fatto la magistratura negli anni Ottanta, se vogliamo capire e comprendere ciò che non è stato compreso nel passato, del passato. Dobbiamo capire che la magistratura in quel periodo è riuscita a fare dei passi enormi. Non è un caso che siano stati colpiti giudici istruttori, ex giudici istruttori. Perché? Ma perché la mentalità era diversa, prima era un altro modo di fare le indagini. Io ero stato giudice istruttore a Trento, Falcone,
Borsellino, Chinnici, giudici istruttori. Nel nuovo processo è stato cancellato il giudice istruttore. Ma perché? Ma perché era un altro modo di fare le indagini. Lo potevi tenere in piedi 10 anni, raccogliere le prove per certi imputati, rinviarli a giudizio e continuavi a cercare, continuavi a indagare, continuavi a indagare. Non è così. È così. Le indagini di noi magistrati stavano andando bene, stavano andando, erano sempre verso i gradini superiori. Questa è stata la realtà. Ma perché c'è stato il maxi processo con 700 imputati? Poi non ce ne sono stati più. E che è stata sconfitta la mafia? O erano solo quelli gli imputati? E molti sono stati pure assolti? No, erano metodi diversi. E è stato detto che è stato cercato, che le indagini che sono state fatte sulle stragi del 92 sono state accurate. Io vi dico di no. Vi dico di no. E ve lo spiego. Ve lo spiego perché non ho la possibilità di essere contraddetto, perché è così, perché io li conosco i processi, perché io ho vissuto il processo della strage di Capaci, dove c'era Tescaroli in udienza al dibattimento, li ho conosciuti e li ho visti. Ho visto gli atti, ho seguito gli interrogatori, come ho seguito allora i processi che hanno portato alla condanna per la strage di Pizzolungo, di Riina, Virga, Madonia in maggio. Ma volete che vi dico? E vi posso parlare anche di quello di oggi, cioè quello nei confronti di Galatolo Vincenzo. Non c'è bisogno che io vi mostri gli atti, sono presenti dentro il mio sito, se li andate a cercare, li trovate, nuovo processo Pizzolungo, li trovate. Ma ve li riassumo. E il procuratore generale che sta qui può dire se io sbaglio nel riferirvi a quanto vi dico. Carlo, processo Pizzolungo bis, o prendiamo il primo, dichiarazioni di 5-10 collaboratori di giustizia, omissis, il collaboratore dichiara 5 righe, omissis, altro collaboratore di giustizia, omissis, dichiara. Se volete, li posso indicare uno ad uno. Allora, diciamo pure che abbiano detto la verità, ma noi magistrati, nella nostra vita, nelle nostre indagini, nella storia che noi avevamo sotto gli occhi, avevamo frammenti o avevamo una realtà? E allora, se il realizzare processi per accertare la verità nei confronti di imputati per aver ammazzato o fatto un attentato nei confronti di un magistrato, significa raccogliere dei pezzetti di dichiarazioni di Tizio, Caio e Sempronio e non capire e non esporre ciò che c'è di tutto il resto che collega Ciaccio Montalto, Rocco Chinnici, Carlo Palermo, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Tutto quello
rimane fuori e non è la realtà, perché la realtà è quella che è, risulta dall'incrocio di tutto, dagli omissis, a cominciare dai primi omissis, che sono gli omissis di Stato. Perché? Perché esistono dei segreti di Stato, da Portella delle Ginestre, a Gladio, a Stay Behind, a... andiamo avanti, alla cellula Scorpione, ai Consubin, ai Colmoskin, tutte le attività militari, e sono sottoposte a segreti di Stato, sì, e viene tolto il segreto di Stato, no. Allora ecco, guardate, a me poi certe cose non le riesco a capire, perché esistono governi che si succedono, io gli anni ho avuto la fortuna di percorrerli, e sento recentemente dire e raccontare delle cose che poi non vengono attuate. Desecretiamo, 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 facciamo conoscere la verità. E che cosa? L'abbiamo conosciuta? L'abbiamo conosciuta? Allora guardate, io ho delle carte, adesso me ne è venuta in mente una diversa da quelle che vi avevo detto. Prendete la carta, aspetta, che è pagina 37, spero che si riesca a leggere, non si legge un tubo, 37. 37, non è quella. È fondo verde e carta bianca. Vi faccio, questo è un documento, non è questo. È pagina 37, 37. Bravo. 36. Ecco, clicca 37. Vai a metà pagina. E intanto guarda chi è. Parte il Glauco. No? Ecco. Parte il Glauco. È un imputato che io faccio arrestare il 30 marzo del 1983. 2000 pagine di documenti di traffici di armi. Questo è un curriculum suo. Guardate a metà pagina, top secret cosmic NATO numero 543. Che cosa vuol dire? Nulla osta di segretezza NATO. L'imputato che io arresto e gli sequestro documentazione di armi che dalla CIA lui dichiarava di essere agente segreto degli NSA e della CIA per fornire armi e armamenti sul mercato nero, che serve per provocare guerre, per alimentarle o per svolgere attività di spionaggio. Sono cose spiegate, sono cose scritte. Non è un collaboratore di giustizia, erano cose che risultavano scritte da documenti quelle che vi dico. E i documenti riguardavano partite di armi per la Somalia, per i paesi, per l'Argentina, c'era stata la guerra per l'Argentina, per la Corea. Erano 30 cartelle di documenti. C'erano gli aerei della Lockheed che venivano trattati dalla società Kissinger Brent Crawford, che sono dei personaggi che ritroviamo nelle storie nostre del 91-92 all'epoca delle stragi, perché condizionano la politica italiana. Ecco, la documentazione che io sequestro a questo imputato
era sottoposta a segreto NATO, segreto CIA, targata Stay Behind, Gladio, no, CIA, proprio CIA. Ma io, Carlo Palermo, ho avuto la possibilità di guardarla? No! I miei organi di polizia giudiziaria lo sapevano? No! 1983 sto parlando, sapevo che poteva esserci Stay Behind? No! Gladio? No! Tutta questa attività, quello che ho fatto a Trento, era attività CIA, NSA, americani, non solo. C'era quella che era svolta in favore dei palestinesi, ma i personaggi che io mi sono ritrovato lo stesso in 1000 pagine di intercettazioni telefoniche, non c'è stato un organo di polizia che mi abbia detto sono palestinesi, nemmeno il nome e il cognome, non me li hanno generalizzati, non ho potuto procedere. Era il 1983, 82 e 83. Non so se vi rendete conto, sono le persone che fecero il lodo Moro, sottoposto ancora a segreto di Stato, chiesto a Matteo Renzi di desecretarlo, chiesto a Gentiloni, chiesto anche all'ultimo Presidente del Consiglio. Lo potete vedere, se volete, la richiesta dentro questo fascicoletto di carte. L'ultima, all'ultimo presidente per intendersi, è a pagina 20. Lo potete vedere. È una richiesta di desecretazione di atti per chi? Per nell'interesse in particolare di Giovanni Falcone, perché Giovanni Falcone si è trovato a svolgere determinate attività che riguardavano un arabo e di quest'arabo nessuno ne vuole parlare, nessuno ci ha indagato, è come se non esistesse e invece esiste. Ne hanno parlato gli americani, perché gli americani potevano, perché a loro è servito arrestare in Italia questo personaggio ed estradarlo negli Stati Uniti, perché serviva a loro per mostrare ai cittadini americani gli arabi mentre facevano la guerra all'Iraq, per portare il terrorismo negli Stati Uniti, cosa che è esattamente avvenuta. Ed è descritta e puntualmente indicata. Giovanni Falcone, gli hanno fatto fare un atto che si è rivelato storicamente un atto per evolvere, per far evolvere l'integralismo islamico, per sostituire il comunismo con quello che poi è diventato il nuovo nemico totale, per far sì che sia esercitato il potere nel mondo, l'imperialismo. Questa è stata una parte della realtà. E quel personaggio era un personaggio che negli Stati Uniti aveva confezionato contemporaneamente 3 autobombe al Sintex, quell'esplosivo che è presente a Via D'Amelio, che è presente alla Daura, che è presente a Pizzolungo, che è presente nell'attentato 904, rispetto al quale nessuno ha mai trovato una spiegazione. E allora vogliamo dire che sono chiuse quelle indagini? No, non sono chiuse, perché sono coperte da omissis di storia, perché c'è la storia di quella fatta da noi, ma non è stata esaminata, non è stata esaminata. Giovanni Falcone, il lavoro suo, è stato esaminato solo per dire così che l'attentato era causato
dal fatto che aveva istruito il maxi processo insieme a Paolo Borsellino, che era arrivato fino in Cassazione, e questo è bastato? Ma non era così. Giovanni Falcone ha fatto tante altre cose. La Daura oggi si incomincia a mettere in correlazione la Daura con la strage del 92. C'era Tescaroli nell'udienza che era, pensate la coincidenza, esattamente 5 anni dopo la strage di Capaci, io come difensore della famiglia Schifani vado a fare il mio intervento conclusivo a Caltanissetta il 23 maggio del 1997, stesso giorno, stessa ora, io incomincio a parlare alle 5, passo per le 6, vi rendete conto? Questo è la storia, e la prima cosa che dico nel mio intervento è questa: ma come fate a ricostruire questa storia e chiuderla su questi imputati se non lo mettete prima in correlazione con l'attentato alla Daura, con quelle menti raffinatissime delle quali tanto ci si riempie la bocca? Ma chi le ha cercate? Chi le ha cercate? Sono mai state cercate? E hanno cercato i magistrati dal 92 la presenza di Stay Behind, di Gladio, della Falange Armata, del Britannia, che tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio è sbarcata a Civitavecchia? Sono state fatte le indagini su quel potere economico che proprio nel momento in cui abbiamo firmato il patto d'ingresso per entrare in Europa, all'ombra di queste stragi, è stato fatto a scapito dell'Italia, mentre era una delle potenze più forti, e ci hanno mangiato. E sarà fatta un'indagine su questo? No! E invece vi dico che c'erano le ragioni per poterle fare. C'erano! E approfitto proprio della presenza che ci sta del procuratore generale per indicare atti specifici, precisi. Perché io non sono abituato a parlare, ho fatto il magistrato, so che si parla sulla base degli atti, non sulla base di semplici ragionamenti. E li indico con nome, cognome e data, anche se sono atti vecchi, ma sono dolorosi. Pagina 30. Comando generale della Guardia di Finanza, quarto reparto. Come tutti sanno, il quarto reparto del Comando generale della Guardia di Finanza si occupa dei rapporti tra i servizi segreti e la magistratura. È l'ufficio che trasmette alla magistratura le indagini svolte dai servizi segreti, quando lo fa. Allora, non so se riuscite ad allargarlo un po'. Segnalazione di fonte informativa all'onorevole Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, 23 gennaio 1984. Questo documento io l'ho scoperto esattamente 2 anni e mezzo fa, tra gli atti della commissione inquirente. Nel mio libro è esattamente indicato la pagina, il volume e tutto. Trasmetto all'onorevole Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta della loggia massonica P2. Trasmetto, per quanto di interesse, copia di appunto informativo di fonte non valutabile, era Stefano Giovannone, colonnello,
pervenuto dal nucleo regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo. La locale AG è stata informata. La locale AG, autorità giudiziaria, qual è? La Procura della Repubblica di Palermo. Allora, guardate un po', in questo documento che è allegato, sono 11 pagine, c'è la storia del passato e la storia del futuro, dell'allora futuro. Pensate che ci stanno nomi di quelli che risultano essere stati vicini a Osama bin Laden. Esattamente, se giri la pagina seguente, in quello schema che se tu lo se lo si ingrandisce, il primo nome a sinistra, Mahfoud Fustoc, è un libanese che è stato poi accusato di avere finanziato Osama Bin Laden. Pensate che questo documento è di 20 anni prima. Nelson Bunker Hunt, Arton Bank, Peter De Savary, sono i poteri, devo chiudere in 5 minuti, sono i poteri che inglesi e americani che dietro il petrolio sono stati dal passato ad oggi. Peter De Savary, se voi lo digitate oggi 2019, insieme con quello dell'attuale presidente degli Stati Uniti, vedrete che cosa dice Peter De Savary dei suoi affari fatti con lui. Stiamo parlando di carte, però, di quasi 40 anni fa. A questi nomi si arrivava dalle tasche di Roberto Calvi quando è stato impiccato, quando è stato trovato impiccato a Londra. Ma perché vi dico questo? Ecco, gira la pagina seguente, perché se devo chiudere, e gira la pagina ancora dopo, aspetta, dobbiamo arrivare alla pagina 36 in alto, è l'ultimo pezzetto di quelle pagine attaccate. Ed è scritto, parla di un sindaco di Palermo, Mantione, e ne parla dopo aver parlato di alcuni personaggi bancari della Sicilia che hanno fatto storia cioè dal Banco di Sicilia alla Cassa di Risparmio delle Due Sicilie. I Salamone. Il principale è stato Ottavio Salamone, nella sua storia, che è raccontata in questi documenti. E perché è importante? Perché dice così, conclude questo appunto di 11 pagine, il Mantione non da oggi è collegato con gli ambienti mafiosi del Niseno e del Palermitano e con quel gruppo Salamone sopra citato che sta cercando di creare nelle due principali banche dell'isola un reso narcoterroristico invero minaccioso. Questo documento risulta scritto alla fine del 1983, consegnato alla Procura della Repubblica di Palermo. Non si sa come, in un momento di vera necessità istruttoria, venga passato alla Commissione parlamentare d'inchiesta che ha chiuso i lavori, perché nell'84 ha chiuso i lavori, vanificando tutto quello che c'è dentro, perché è ovvio che diventa pubblico immediatamente. Tanto pubblico che non viene però evidenziato a nessuno dei magistrati che se ne occupa. E il gruppo narcoterroristico, che viene già denunciato in questo momento,
poi, guarda caso, emerge negli anni successivi. E allora? Allora quei collegamenti che esistevano ed esistevano negli atti di processi sono stati mai guardati? Ecco, questo è il problema. È il problema di colmare quelle lacune che sono state fino ad oggi lasciate così, senza soluzione, dando realmente uno scopo e un significato a queste morti, a queste, perché se non si cerca di capire il collegamento che c'è tra queste vite e ciò che c'è stato contemporaneamente, non c'è la soluzione. Con questo augurio speriamo di andare avanti. Grazie a Carlo Palermo, al dottor Palermo. Con noi è presente uno dei giornalisti di inchiesta della redazione di Report, Paolo Mondani, che in particolare ha condotto più di recente l'inchiesta sul cosiddetto caso Montante, che è presidente di Confindustria, un caso che ha avuto anche di recente il primo vaglio giudiziario, con una condanna a 14 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Un processo, se si vuole, storico, uno dei tanti processi storici che abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni, perché per noi è anche storico, per esempio, il processo sulla trattativa Stato-mafia. Storico può essere il maxi processo, storico sicuramente può anche essere il processo sul Borsellino Quater. Tanti piccoli processi che oggi ci aiutano a guardare parti di verità, nuove parti di verità. Più tardi vedremo anche un contributo video di Sigfrido Ranucci, che a un certo punto parlerà di un corpo nascosto dello Stato. Secondo il tuo parere, Paolo, oggi, guardando all'informazione, perché comunque abbiamo parlato dell'informazione, stiamo facendo questo parallelismo inchiesta giudiziaria, inchiesta giornalistica, come l'informazione oggi può aiutare i cittadini, noi semplici cittadini, ad arrivare in qualche maniera a farsi le domande, a capire, a comprendere l'evoluzione di questi percorsi che abbiamo avuto appunto dal 1992 per quanto riguarda le stragi, che oggi, domani, ci ritroveremo a ricordare quella di Capaci, ma anche su quegli grandi argomenti che appunto in qualche maniera sono anche figli di quel momento storico. Io personalmente, per esempio, credo che dal 1992 oggi ci sono molti effetti di quel, viviamo molti effetti di quel 1992 anche dal punto di vista tecnologico. Per fare un esempio, i primi SMS, i primi smartphone vengono mandati nel 1992 e oggi abbiamo questi piccoli affaretti senza il quale sembra che non possiamo andare avanti. Quindi cosa può fare o dovrebbe fare la grande informazione per andare oltre? Abbiamo parlato adesso poco fa, il dottor Palermo parlava nel modo di cercare il modo per andare oltre alla semplice, anche prima Totò Cusimano diceva andare oltre anche la verità solo giudiziaria, che a volte forse anche non basta solamente quella. Ma tu mi avevi scritto questa domanda via WhatsApp appunto, e ti dico subito che è una domanda da 100 milioni di dollari, cioè non, impossibile rispondere in tempi umani. Allora, provo a farmi qualche domanda ulteriore, e mi sono infatti preso un appunto. E infatti, per rispondere seriamente o per tentare anche solo di farlo, occorre porsi prioritariamente alcune altre domande. Cosa è diventata oggi Cosa Nostra? Cosa è diventata l'antimafia e come può uscire da una soffocante istituzionalizzazione che l'ha resa spesso silente o impacciata?
Cosa fa da 20 anni lo Stato contro la mafia e cosa dovrebbe fare? Chi ha la responsabilità del fatto che di mafia si parla sempre meno e sempre solo in maniera retorica per commemorare morti o per magnificare la cattura dei latitanti? Sono domande ovviamente complicate, ma il punto per me è un altro. C'è qualcuno che sta cercando queste risposte? Nelle istituzioni, nella politica, nel giornalismo, io credo di no. Ci sono solo mosche bianche che lo stanno facendo. E allora, questa insistenza nel cercare ancora la verità sulle stragi è il rovello di una minoranza che non vuole capire che la battaglia è stata in gran parte vinta, come qualche intellettuale ci suggerisce, che certo la mafia c'è ma che si tratta di una protagonista marginale della vicenda italiana, che lo Stato non ci stupisce più nel darci prove di contiguità con le mafie, ma che in sostanza reagisce e ha reagito quando era necessario? Siamo a questo? Io penso di no. Ma se nel senso comune è passata la convinzione che la mafia sia ancora pericolosa, ma tutto sommato residuale, io penso sia responsabilità nostra, anche nostra, dei giornalisti. Io non voglio soffermarmi su chi sono gli editori, l'abbiamo fatto in tantissimi convegni ed incontri. Il potere politico controlla la TV di Stato, il partito di Silvio Berlusconi controlla le TV private e i poteri economici controllano gran parte della carta stampata e il resto delle televisioni. Punto. Qui voglio parlare di noi giornalisti. Abbiamo le responsabilità prevalenti di come sta l'informazione nel nostro Paese perché l'autocensura domina. Si è diffusa una sorta di dipendenza culturale dal potere, iniziata con la lusinghiera vicinanza che il potere economico e politico consente ai giornalisti. E si è fatta largo l'idea che il ruolo del giornalismo è quello di assicurare stabilità al Paese. I politici si scannano a parole, il giornalismo compone. L'economia peggiora e i giornalisti contengono i giudizi perché la speculazione potrebbe è sempre sul chi vive. Sulle vicende di mafia l'ha vinta persino la noia di raccontare. E spuntano conformismo e retorica a mazzi. Troppo complicate le storie che intrecciano le mafie al potere e ai suoi luoghi segretissimi e dominano forme sofisticate di deresponsabilizzazione. Per esempio, si lasciano prevalere sui media le mafie straccione. Ci si appassiona ai Casamonica, per esempio, e il processo trattativo, il caso Montante, diventano notizie incredibili. Si dedicano editoriali roventi ai rubinetti d'oro dei suddetti Casamonica, ma si ritiene una non notizia che un ministro dell'interno come Alfano vada a cena o inviti ad appuntamenti istituzionali un montante già raggiunto da un'accusa per concorso esterno in associazione mafiosa. Per carità, non smettiamo di fare editoriali sui Casamonica, della buona stampa sui Casamonica, ma perché all'indomani della sentenza nel processo sulla trattativa non c'è stato un solo servizio televisivo decente sui TG nazionali? Uno solo, non c'è stato. I motivi... I motivi sono tutti squadernati di fronte a noi, ma diciamolo chiaramente, se l'informazione è debole, se i giornali si vendono meno, se la TV è vista meno, se trionfano i social e le balle colossali che spesso sono da questi veicolate, il motivo è la credibilità venuta meno, la sfiducia profonda nell'informazione, e in questo in buona parte è dovuto a noi giornalisti. Dobbiamo andare veloci perché l'abbiamo fatta lunga. Vi avevo proposto 3 casi, ve ne propongo solo 2. Di uno, il primo, che non c'entra niente con la mafia, ma la vicenda Buomar, per chi la ricorda benissimo, non ve la voglio rinfrescare. Voglio solo dire che fu radiato un giornalista perché arruolato illegittimamente dal Sismi nel 2003, in occasione dell'inizio, cioè poco prima della guerra in Iraq, scatenata da George Bush, e pochi ricordano che quel giornalista, che era vice direttore del Libero e che era Farina, diciamo così, Renato Farina, è stato radiato dall'Ordine dei giornalisti nel 2007, ma riammesso nel 2014. E
ovviamente a Renato Farina io faccio tanti auguri, ma noi giornalisti abbiamo niente da dire su questo. La sua storia, la dico in due righe, la sua storia dimostra che un giornalista reclutato contro la legge dai servizi segreti può scrivere menzogne per soldi, per consentire rapimenti ed islamici e coprire altre menzogne che scatenano una guerra, e questo collega è liberamente tra noi nel silenzio generale. Veniamo alla questione della trattativa e poi passiamo al caso Montante, sempre per quel che riguarda solo noi giornalisti. Voi sapete l'elenco, faccio un elenco breve, ma insomma il giurista Giovanni Fiandaca scrisse un articolo sul Foglio dove definì il processo una boiata pazzesca. Lo storico Lupo arrivò a dire all'intervistato alla TV che bisognava dare una medaglia agli uomini dello Stato che avevano fatto la trattativa, posizioni ripetute per anni su tutti i media. Giuliano Ferrara scrisse che la trattativa era una minchiata, ma si dirà che Ferrara lo si conosce fin troppo bene. Enrico De Aglio lo si conosce invece perché è autore di numerosi libri di valore sulla mafia. Eppure arrivò a dire che il processo era grottesco. Giuseppe Sottile parlò di patacche, Giorgio Mulè, oggi parlamentare di Forza Italia, allora direttore di Panorama, sentenziò. A Palermo parte la Norimberga dei Noantri. Andrea Marcenaro parlò di processo bufala. Dallassù Eugenio Scalfari scrisse: quando è in corso una guerra, la trattativa fra le parti è pressoché inevitabile. Qual è dunque il reato che si cerca? Finisco con Pino Arlacchi, il processo trattativa, un'allucinazione dei carrieristi dell'antimafia. Ovviamente lo sapete, trovate tutte queste e molte di più, queste perle sul libro di Saverio Lodato, scritto con Nino Di Matteo. Proprio Di Matteo si chiede perché l'ANM e il CSM non abbiano mai difeso i magistrati di Palermo, ma anche noi giornalisti abbiamo una responsabilità. A parte le solite lodevoli eccezioni, quanti avevano compreso che quella era una battaglia campale? E oggi, quei giornalisti che avevano tranciato giudizi sprezzanti sul processo, dopo la sentenza, hanno più niente da dire? E gli altri colleghi, quanti hanno scritto delle risultanze più inquietanti emerse dalla sentenza? Mentre purtroppo la maggioranza si è limitata al compitino anemico, facendo servizi che davano a malapena conto delle pene dei condannati. Ma guardiamoci attorno. Chi sta seguendo a Caltanissetta il processo ai tre poliziotti accusati di aver depistato le indagini sulla uccisione di Borsellino e della sua scorta? Quanti? Pochissimi. La mafia non appassiona più nessuno perché non fa vendere copie? Perché non fa ascolti? Quante volte l'ho sentito dire in Rai, anche da insospettabili colleghi, poi regolarmente smentiti dai risultati. Il motivo di tutto ciò? Soggezione della politica e dell'opinione ben pensante, un atteggiamento culturale che ha abolito persino l'indignazione, ha sposato il realismo, il cinismo della maggioranza dei commentatori e l'idea che il paese è quel che è ed è sostanzialmente irriformabile. Meglio non agitarlo troppo. Chi glielo spiega a questi editori, esimi giornalisti, grandi opinionisti gonfi di disincanto che così facendo hanno disarmato l'opinione pubblica di fronte per esempio all'aggressione della destra e dei più oscuri simboli del passato? E così facendo hanno alimentato il razzismo silenzioso di troppi, l'insofferenza per le diversità e l'avversione per i diritti? Passiamo all'ultimo caso, Antonello Montante. Credo che per la prima volta nella storia giudiziaria un'ordinanza, quella della procura di Caltanissetta, che l'anno scorso portò Montante agli arresti, dedicava un intero capitolo ai giornalisti genuflessi. Una trentina di pagine, forse di più. Poi la commissione antimafia regionale, guidata da Claudio Fava, ha raccolto quei dati, convocato alcuni giornalisti coraggiosi, interrogato gli altri. Ne è venuta fuori una relazione assai indicativa, per certi versi terribile, e non esagero. C'è il giornalista che prende soldi da Montante, quello che prende ordini, quello che veicola false notizie, quello come Vincenzo Morgante, ex direttore della TGR nazionale della RAI, che si prende la raccomandazione per una promozione da Montante, quello che piazza un parente tramite Montante, quello che blocca un articolo critico su Montante, lo avverte additando il giornalista che aveva anche solo osato pensarlo quell'articolo, eccetera, eccetera. E Montante scheda i reprobi. Attilio Bolzoni, Giampiero Casagni e altri, fascicola i risultati degli accessi illegali presso la banca dati del Ministero dell'Interno, invia false notizie per lettera anonima sulla loro presunta mafiosità, il paladino dell'antimafia.
poi risultata farlocca, che sporca i pochi giornalisti integri. Ebbene, scrive la Commissione regionale antimafia poche settimane fa: su alcuni dei casi che abbiamo ricostruito i dubbi di ordine deontologico sono forti e legittimi. Cosa accade quando gli atti dell'inchiesta vengono resi noti? Come si comporta l'ordine dei giornalisti della Sicilia? La ricostruzione che ci offre Giulio Francese racconta un clima di complessiva indolenza, come se lo scouting di Montante nei confronti di alcuni giornalisti fosse inevitabile, naturale, perfino lecito. Su questa storia dei giornalisti non stiamo parlando di fatti penalmente rilevanti, stiamo parlando di fatti eticamente rilevanti, altro che. Ma com'è possibile, dice la Commissione, che dopo le audizioni dei colleghi all'Ordine dei giornalisti di fronte a una vicenda che espone l'intera categoria e certifica da parte di taluni colleghi comportamenti di manifesta subalternità, il Consiglio di disciplina scelga di tenere fermi i procedimenti per anni? Non un solo atto istruttorio da parte dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia, nemmeno un'audizione con i colleghi segnalati dall'Ordine. Almeno l'Ordine dei giornalisti di Milano ha sanzionato Giorgio Mulè, l'ex direttore di Panorama. Qui in Sicilia neanche una pagina è stata scritta da noi giornalisti. L'opinione pubblica può avere fiducia di giornalisti, dei giornalisti se una volta beccati i pennivendoli non siamo in grado di espellerli, anzi rischiano di fare pure carriera? Insisto, siamo circondati da lodevoli eccezioni. Ma nel mondo del giornalismo dominano gli occhi bassi di fronte ai potenti, accompagnati da un diffuso individualismo, autoreferenzialità e da una dose da cavallo di narcisismo. Il nostro mestiere va a ramengo e c'è chi si bea del proprio orticello di visibilità. Mentre ci sono giornalisti politici che si trasformano in portamicrofoni, lo vedete nei telegiornali, oggi sempre più sostituiti semplicemente dal microfono, senza il giornalista. E noi, i più indipendenti, eternamente in difesa, parliamo di giornalismo investigativo, anche se non ha senso aggettivare il giornalismo, perché o è investigativo o semplicemente non è giornalismo. Con la fine, probabilmente con la fine di Berlusconi, c'è stato un trapasso dolce, morbido, indolore e insapore, senza memoria, senza che nessuno alla fine pagasse il conto. Un ciclo politico che passerà alla storia per il suo macroscopico conflitto di interessi, che ha avuto proprio nei mezzi di informazione la sua arma strategica. Il logorio che il regime ha imposto al sistema dell'informazione ha fatto danni, come un veleno dolce si è insinuato ovunque, arrivando ad abituarci alla cancellazione dei fatti, imponendo un modello che ha sostituito il reality al reale. Guardate come il giornalismo italiano, lo accennavo prima, ha reagito all'estrema destra che si è presa prima gli stadi, poi le piazze e infine le periferie. Quel che accade nel ventre molle del paese accade purtroppo tra i giornalisti. Non siamo più all'avanguardia della critica del presente, siamo un ingranaggio arrugginito di un'Italia bloccata. Eppure, almeno tanti di noi indipendenti, siamo stati anni ad analizzare e denunciare i fatti politici che hanno plasmato quest'Italia di oggi, le degenerazioni del senso comune, le troppe rivoluzioni passive, il cinismo delle nostre banche, la prospettiva ristretta del mondo dell'imprenditoria, il dilagare della corruzione, le facili scorciatoie proposte dai numerosi pifferai di destra e di sinistra. Dicevano di essere, l'affermarsi della mediocrazia. Abbiamo resistito anche a lungo, ma ora non basta più. O si inverte la rotta o rischiamo di diventare complici. Invertire la rotta, perché se no la vicenda delle stragi di mafia diventerà, già diventata, una straziante storia di negazione che ci costringe nella camicia di forza delle commemorazioni. 27 anni dopo la strage di Capaci, il pentito Avola ricorda quello che avete letto sui giornali in queste ore, non lo ripeto. È come fosse, diciamo così, dopo anni, dopo tutti questi anni, è certo, dopo 27 anni, è meglio che mai. Ma alla verità, che vuol dire consapevolezza pubblica,
azione civile, trasformazione del presente. Se arriva in questo modo, dopo 27 anni, è solamente un'altra coltellata. Grazie Paolo. Approfitto, grazie Paolo, di ringraziare, eccola alla telecamera, i nostri amici a casa, lo streaming Radio Talpa di Pesaro, Rimini, RVS su tutto il territorio nazionale, Op Channel Online, Web TV e Antimafia 2000 TV. Grazie. Prego, Aaron. Beh, oltre a ringraziare ovviamente Paolo per l'intervento, dico anche la notizia che siamo un discreto numero anche su via streaming, sul nostro streaming del canale di Antimafia 2000, circa un 120 persone collegate, quindi insomma siamo molti di più rispetto a quelli che sono presenti qui questa sera. Aggiungo che ora abbiamo due contributi video prima di chiudere questo dibattito. Il primo è proprio quello di Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report. Report è una di quelle trasmissioni vere, più vere che mai, viene a dire, del servizio pubblico, perché ci ricordano quanto è importante un certo tipo di azione, rinfrescandoci anche la memoria su quel diritto di informare ed essere informati che è previsto dall'articolo 21 della nostra Costituzione, che poi è l'unico modo, se si vuole, di poter conoscere, comprendere, capire e fare quindi delle scelte corrette in una democrazia. Prego, il contributo di Sigfrido Ranucci. L'informazione oggi che ruolo ha e che soprattutto che dovrà avere? Diciamo che il ruolo dell'informazione è sempre stato un ruolo vitale, no? E lo ha dimostrato il fatto che ci sono stati dei colleghi che sono stati uccisi per fare informazione per mano della mafia, colleghi che sono stati delegittimati per mano della mafia o attraverso imprenditoria ed editori collusi perché non parlassero di mafia, di quei rapporti tra mafia e potere, quelli più ruvidi. Ci sono stati dei colleghi che vengono allontanati o licenziati da alcune testate, penso soprattutto alle testate locali, no? Che sono quelle che sono più sotto schiaffo, sono quelle più soggette alle sponsorizzazioni di imprenditori collusi in aree puzzolenti, passami questo termine, certo, o certo. Addirittura dove c'è il potere politico dei sindaci, degli enti locali, che lo esercitano nei confronti di quelle testate perché magari gli promettono o gli minacciano di togliere la sponsorizzazione dell'azienda partecipata, che poi è vitale per un giornale. Ecco, fare informazione per conto nostro, per la RAI, è ovviamente più semplice perché abbiamo le spalle più larghe, insomma, da questo punto di vista. È inutile dirlo, l'informazione è vitale, soprattutto in un contesto come questo, dove negli anni, ed è una delle cose che si è dimostrata con la trattativa, ma anche il recente caso Montante, si è dimostrato che è difficilissimo, quando le acque sono torbide del fango, distinguere la mafia dall'antimafia, ed è difficilissimo anche capire che cosa è diventata oggi la mafia. Questo rende ancora più delicato e più responsabile. La mafia si è infiltrata nell'antimafia? La mafia, cioè noi abbiamo avuto sicuramente la fotografia di una situazione. Abbiamo visto che banchieri, uomini delle istituzioni, politici, magistrati, uomini imprenditori hanno fatto il doppio gioco, non double face, come di moda a dirlo. Ecco, l'hanno fatto solamente per fare carriera, per quell'avidità ancestrale che accompagna l'uomo, o l'hanno fatto perché fanno parte di una strategia, che la vecchia strategia che abbiamo visto clonarsi negli anni, cioè quella del un tavolino dove sono seduti imprenditori, mafiosi e politici a supporto l'uno dell'altro? Ecco, questa è una delle risposte che dovrà dare la trattativa, la sentenza finale della trattativa, anche che la sentenza del caso Montante, insomma.
Secondo te, come uomo di informazione, se si dovessero scoprire finalmente mandanti esterni, complici, concorrenti esterni che hanno partecipato, addirittura ordinato le stragi del nostro paese, adesso mi allargo, Portella della Cinestra, Bologna, Rapida 904, Sequestro Moro e tante altre tragedie italiane, il nostro paese si libererebbe dalla mafia, dalla corruzione, una volta che abbiamo scoperto finalmente tutta la verità? E per utopia la RAI, le televisioni private la racconterebbero? Ma io parlo ovviamente per Le Porte, certo, quando è prego, venuto in possesso di un fatto, di un documento, l'ha sempre dato. E quello che mi chiedo è, una volta che si è dimostrato che si è stati vicini col vedere, lo scoprire un corpo particolare, un corpo nascosto dello Stato, che vive all'interno delle istituzioni, si nutre delle istituzioni, che è capace anche di rigenerarsi, no? E sarà lo Stato capace di processare se stesso qualora venisse dimostrata? E questa è la domanda. Se io penso sempre, voglio pensare positivo, ed è anche una delle mission del nostro servizio pubblico, penso sempre di sì, penso sempre che abbia la forza, e anche se vedi anche la sentenza della trattativa Stato-mafia, ma anche il caso Montante ha dimostrato che all'interno del sistema giudiziario c'è la magistratura. Bisogna vedere se è riuscito a colpire definitivamente il male o se ci sono delle metastasi ancora in giro. Questa è la scommessa forse più grande. Un'ultima cosa, il report si è occupato per esempio delle banche, della UBI, a volte ritornano o ci sono state sempre? E questa Sindona, è una bella domanda. Marcinkus, ritornano o continuano ad esserci questa grande finanza che si mescola con la criminalità? Allora, tu hai citato il caso di UBI Banca e il discorso è questo, che i soldi innanzitutto si dice che non puzzano, esatto. Quindi quando si tratta di fare i conti con dei grandi fallimenti dove ci sono grandi stati debitori, cioè è ovvio che chi cura poi il passaggio da una società fallita al risanamento, adesso è stato più facile perché si fa la bad company, la good company e via. Prima non era così e quindi tutto quello che potevi racimolare lo hai portato dentro. Bisogna vedere se qualcuno, portando gli armadi, spostandoli da una vecchia società a quella nuova, non abbia portato appresso pure gli scheletri dentro, e bisogna anche vedere se fosse consapevole di portarli da una parte all'altra questi scheletri. Certo è abbastanza sintomatico che nel caso che hai citato tu ci troviamo di fronte a due morti, due suicidi sospetti, insomma, uno che è quello di Calvi e l'altro è quello di Michele Sindona, dopo un caffè, dove addirittura la sentenza dice si tratta di suicidio, ma è stato talmente abile che voleva far sembrare che non fosse un suicidio. Insomma, come vedi, la verità dipende sempre dal punto di osservazione cui la analizzi, insomma. Grazie Siegfried, grazie. E auguri al report. Grazie, ne abbiamo bisogno. Quindi, prima di concludere, l'ultimo contributo video di questa giornata, di questo dibattito, quello di Giulietto Chiesa. Il 23 maggio esattamente, ma oggi nella nostra conferenza del 22 maggio a Palermo ricordiamo una strage, la strage di Capaci, poi ci sarà anche quello del 19 luglio, la strage di Via D'Amelio dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, nel caso di Falcone anche la moglie e la scorta e Borsellino con uomini della scorta, entrambi. Pochissimi si salvarono. Ecco, nella memoria purtroppo l'Italia ha un grave difetto, peccato della memoria.
Tu hai vissuto da giornalista inviato a Mosca, ma anche da scrittore, saggista, l'epoca delle stragi, ma anche non solo le stragi di mafia, anche stragi del terrorismo, rapimento Moro. Ecco, nello specifico delle stragi di mafia, l'informazione. Solo ora noi sappiamo, dopo quasi 30 anni, che le stragi di Falcone e Borsellino non è stata solo la mafia. Sappiamo oggi da processi in corso, da indagini, da testimonianze, che c'è stato anche lo Stato, uomini di Stato, pezzi dello Stato deviato. Ecco, perché si ripete in Italia questa storia, che in certe stragi ritroviamo purtroppo complici, colpevoli, concorrenti esterni ed interni allo Stato, che hanno partecipato a queste stragi? Secondo te? La risposta è il denaro, secondo me. Noi viviamo, siamo cresciuti, tutto quello che tu hai ricordato di questa tragedia italiana è avvenuto nel momento in cui l'Italia diventava preda del denaro. Il denaro è l'elemento corruttore fondamentale, e quando diventa enorme diventa irrefrenabile. Gli uomini dello Stato, come tu dici, è un'espressione fin troppo aulica, sono dei vili, comprabili. Praticamente, se guardi le storie di coloro che hanno accompagnato questo processo tacendo, non sono solo gli uomini dello Stato, sono gli uomini delle istituzioni, gli uomini della stampa, coloro che avevano dei doveri deontologici da rispettare. Tutti sono stati comprati direttamente o comprati con la minaccia, ma più o meno la stessa cosa. Cioè, Falcone e Borsellino erano stati minacciati, ma avevano ceduto. Non avevano ceduto, semplicemente erano di un'altra razza. Tutti gli altri cedono. Cedono per paura, cedono per avidità, cioè sono corrotti. Quindi la lotta contro la mafia in generale, cioè la lotta contro quello che oggi tutti i giorni vediamo, contro la corruzione endemica che ha permeato ormai tutti i gangli della società, perché ormai il percolato è andato giù in basso fino in fondo, è un liquido che è penetrato fino in fondo, fino alle ultime cellule della società, per cui la corruzione è generalizzata. Tutti questi ci dicono che se noi vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo moralizzare il paese, ma sul serio, dobbiamo ricostruire una visione del bene comune. Manca quella. Nel Mezzogiorno non c'è visione del bene comune, non è entrata nella pelle della gente, ma anche adesso nel nord, dappertutto, ciascuno pensa per sé. Noi siamo, e in questo siamo peggio di prima. Cioè, corruttibili. Sì. Corruttibili, siamo corruttibili perché siamo soli. Noi siamo masse solitarie. Nelle masse solitarie la mafia e la corruzione diventano dominanti, perché ciascun individuo non si può difendere. Ciascun individuo può fare conto soltanto sulla sua viltà. Questo è il punto vero. Quindi quando Gramsci diceva che l'Italia ha bisogno di una grande riforma intellettuale e morale, questo è il punto, guarda, non c'è mai stato la chiave. Non c'è mai stato un momento in cui questa frase è più vera. Noi abbiamo bisogno di una grande riforma intellettuale e morale. E quindi questi due perni devono diventare il progetto di una rinascita dell'Italia. E l'informazione che ruolo deve giocare? L'informazione è un punto cruciale, insieme alla cultura. Informazione e cultura sono la stessa cosa. Un uomo incolto può essere informato al meglio, ma resta totalmente vulnerabile, non sa in che mondo vive. Torno a dire, no, ma non per nostalgia del passato, quando c'erano ancora i partiti di massa, milioni di persone, gli individui, passavano attraverso una scuola collettiva, imparavano dalla vita sociale. Diventavano più colti perché avevano la consapevolezza di far parte di un organismo. Le folle solitarie sono incapaci di fare questo discorso. Quindi, ritorno a dire,
Una riforma intellettuale da dove nasce? Dal singolo individuo? Ma no, nasce da individui che si riuniscono, che ragionano collettivamente, che individuano il bene e lo organizzano e quindi diventano più sapienti. Questo è quello che io credo. Potrebbe essere vero che si dice, molti scrittori giornalisti anche impegnati nel settore della lotta alla mafia, al terrorismo, alla corruzione, se si scoprissero, perché si sta andando verso quella strada, siamo a un passo dalla verità e sapere chi sono stati i mandanti delle stragi di Portella della Ginestra, delle stragi mafiose, del rapimento Moro, delle stragi di Bologna. Siamo a un passo dalla verità perché sappiamo già con certezza, anche le sentenze lo dicono, quindi le sentenze definitive, che ci sono stati servizi segreti, parte di uomini di Stato e la mafia, questo grande potere criminale nazionale. Se si scoprisse tutta la verità su queste stragi italiane, potrebbe cambiare il nostro potere politico, la nostra società? I giovani potrebbero affrontare il futuro del nostro paese in forma migliore o no? Credo di no, perché questa verità, anche se si scoprisse tutta, richiederebbe qualcuno che la racconti. Se non c'è qualcuno che la racconta, a milioni di persone non arriverà mai. La chiave di tutto, di quello che sta accadendo adesso, è esattamente questo. Se non c'è gli uomini che sanno dire quello che è accaduto, tu puoi avere soltanto un piccolo gruppo ristretto di persone che sanno la verità, ma che non arriveranno mai a parlare, a raccontarla agli altri. Non solo a raccontarla, a spiegarla agli altri, perché questo va spiegato in profondità, certo. Non è una semplice, è accaduto e basta, bisogna sapere perché è accaduto, da dove è venuto, che storia ha avuto. Quindi questo è il grande problema, è che noi abbiamo un sistema informativo che non farà mai questa cosa, se non attraverso una durissima lotta. Bisogna che questo sistema informativo attuale venga smantellato e sostituito da un'altra struttura. Io ribadisco sempre, noi abbiamo un grande educatore, che è stato un grande diseducatore, che è la televisione. Sì. Non dico io, cattiva, certo, maestra televisione, ha detto Popper, diceva giustamente, cattiva maestra, pessima maestra. Noi abbiamo avuto tutti un pessimo educatore. Quelli che stavano dentro questo pessimo educatore sono stati i protagonisti della menzogna. Noi dobbiamo sostituirli, questa gente non è più abile, non è capace, non sarà più capace perché è corrotta nell'animo. Ci vuole una nuova generazione di raccontatori, ma intendo dire non solo di notizie, cineasti, scrittori, ci vuole della gente che produca grande cultura, grande racconto, allora si ritorna, ci vorrebbero dei Verga adesso per fare questo, per cui sono un po' pessimista. Bisogna che molti capiscano che questa situazione informativa è deleteria per il livello intellettuale del popolo italiano. Il grande educatore è l'unico rimasto, perché la famiglia non educa più, neanche la chiesa educa più, neanche l'oratorio educa più, non c'è più nessuno che educa. Torno al discorso, queste sono masse solitarie, ciascuno va per conto suo, per la sua strada, senza neanche accorgersi che gli altri sono vicino a lui, questo è il problema, senza poter comunicare con quello che ti sta vicino, cosa puoi raccontare, cosa puoi ascoltare, cioè vai, accendi la televisione e vedi una partita di calcio. Quindi dobbiamo resistere comunque. Bisogna resistere soprattutto scegliendo il fronte, perché se questo fronte non viene considerato, noi fai delle grandi, come dire, fai una bella manifestazione. Faccio questo esempio così ci capiamo. C'hai un problema, magari riesci a riunire 1.000 persone, 2.000 persone e fai una bella manifestazione, ma chi ti vede? Ti vede quelli che sono nella manifestazione e basta, fuori non sarai visto. Quindi il problema vero è sapere perché cosa si combatte, perché se sbagli il terreno puoi anche fare una bella manifestazione, ma hai sbagliato il terreno, non è lì che dovevi fare la manifestazione sotto le sedi della RAI,
Questo devi assediare la RAI, devi cominciare a capire che là è là l'origine della menzogna e devi quindi assediare la RAI, Mediaset, la 7, bisogna assediare, bisogna immaginarsi una nuova lotta politica. La lotta politica nuova per cambiare il paese si fa cambiando il sistema della comunicazione e imponendolo, se necessario, con la forza democratica. Grazie. Tanto volevo ringraziare Saverio Lodato che ci è venuto a trovare. Grazie Saverio. Prego. Ma semplicemente per ringraziare a voi che siete qui presenti. Ci dispiace che dobbiamo chiudere senza dibattito, ma abbiamo delle tempistiche con l'università. E quindi ringrazio il dottor Palermo, ringrazio Paolo Mondani, ringrazio Salvatore Cusimano per essere stati qui con noi, gli ospiti che sono intervenuti in video. Una buona serata, grazie ancora.